Allora diamo il buonasera sia a chi ci ascolta in diretta sia a chi è in libreria questa sera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Siamo per la presentazione di questo bellissimo libro, Vi dichiaro uniti, di Riccardo Cristiano, edito da... Officine editoriali d'Agleto. Ok, lo stavo dicendo io, però tu mi hai preceduto, va benissimo. Non vorrei che poi l'editore mi... Assolutamente no. Bene, intanto ringrazio in primis Terry per avermi giustamente coinvolta in questo evento questa sera. Io curo una rassegna culturale giunta alla quarta edizione, una rassegna culturale che giusto per combinazione è terminata 10 giorni fa con l'ultima presentazione del libro. Quindi nel momento in cui Terry mi propone questa ulteriore presentazione, io ho detto: ma come, ho finito, il mio cartellone letterario è terminato. Ma poi un attimo leggendo anche la trama del libro e il contesto e il contenuto, sinceramente non sono riuscita a dire di no. E quindi eccoci qua questa sera per presentare quest'opera letteraria. Ma quello che volevo dire è doppiamente grazie a Terry, sia per avermi consentito questo evento, ma poi anche perché comunque grazie alla lettura di questo libro e alle pagine di questo diario, va, chiamiamolo diario, ho avuto l'opportunità e il piacere di conoscere Riccardo, che comunque trapela una persona con un animo molto sensibile, un animo buono che mi ha colpito pagina per pagina, quindi un libro da leggere tutto di un fiato, diciamo. Quindi grazie a te Riccardo e grazie veramente a Terry. Quindi a questo punto un libro che comunque ci dà tante sfaccettature e adesso Terry comunque ce le illustrerà come professionista del settore. Un libro che parla di pregiudizi, perché comunque ne abbiamo tanti, che parla di omofobia, che parla però di un argomento molto bello, quello che è poi la chiave di lettura principale del testo, quindi parliamo d'amore. E quindi insomma, a te Terry. Grazie Narita, grazie per la tua ospitalità innanzitutto e grazie a Riccardo perché incontrarlo per me è stato un dono, perché immediatamente mi ha messa in riga insegnandomi delle cose che non sapevo e che inconsapevolmente invece io avevo, come dire, quasi come abitudine incamerato nel mio lessico, no? E Riccardo, con molta grazia, devo dire, ma determinazione, mi ha detto: no, no, intendiamoci su alcune cose. Le parole sono importanti, Riccardo. Quanto sono importanti le parole? Quanto sono determinanti? Quanto possono aprire il cuore e quanto possono spezzarlo il cuore? Qual è la parola che più ti, ancora oggi, che sei un attivista, quindi sei uno che ha costruito anche un'armatura, no, su di sé per difendersi, quindi che è preparato a certe cose, ma c'è ancora la parola che ti fa stare male? Allora, innanzitutto ringrazio nuovamente Annarita e la libreria Palaia per insomma, essere presenti qua oggi. Ringrazio te per questa possibilità, perché poi, come dicevi tu, è uno scambio. Si impara conoscendo le persone, dalle storie delle persone. Tu stessa negli anni ne hai raccontate tante. Forse vale molto di più la testimonianza diretta di una persona che ha vissuto qualcosa che non sentirne magari parlare sui social piuttosto che sui giornali in maniera indiretta. Le parole sono molto importanti, perché le parole possono fare più male della violenza fisica. Senza diciamo, andare fuori tema, io penso ad esempio che il parallelismo si può fare anche con la violenza sulle donne, ma anche sulla violenza per le persone disabili. Nel mio caso, ad esempio, sai, una delle cose che mi veniva sempre detta era quando si parlava di scelta. In realtà uno non sceglie di amare qualcuno, una persona sceglie semplicemente di vivere qualcosa.
come viverlo. Io nel libro racconto questo, come è stato il mio vissuto, un po' dalla difficoltà di prendere coscienza di sé, perché come succedeva negli anni 90, anni in cui ho vissuto io, era difficile potersi esporre all'esterno, in quanto magari le persone della comunità LGBT venivano viste come delle persone non normali. E anche questa parola normalità a me non piace, perché se tu parli di normalità vuol dire che c'è qualcosa che è nella norma e qualcosa invece in cui non lo è. Io penso alla parola unicità, mi piace tanto la parola unicità, perché ognuno di noi è unico a suo modo. Come anche la parola naturale, cioè la parola naturale, tutti facciamo parte della natura, cioè la cosa bella di questo mondo è che c'è la varietà umana, tant'è che ne abbiamo parlato anche al telefono, mi piace dirla questa cosa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'89 derubricò dall'elenco delle malattie mentali proprio l'omosessualità, dicendo che è una variante naturale del comportamento umano. Quindi una cosa che riguarda tutti noi. Quindi le parole possono ferire, possono uccidere, possono portare un ragazzo giovane o una ragazza giovane a farsi del male. E io questo non lo voglio. La ragione per cui ho scritto questo libro è proprio per dare una mano, per aiutare. Tutti noi siamo qui oggi per questo, per dire basta alla violenza sulle persone, qualunque esse siano. Pensiamo ad esempio alle persone di colore che per tanti anni sono state segregate, pensiamo appunto alle donne che sono state magari considerate degli esseri di serie B, quando invece addirittura, non dico che valgono il doppio degli uomini, però hanno dovuto lavorare il doppio e continuano a lavorare il doppio per magari dimostrare qualcosa, per non parlare delle persone disabili che si vedono magari appellativi grotteschi, che non è nemmeno il caso di ripetere, da gente che invece avrebbe bisogno di essere istruiti. Quindi noi non siamo qui per attaccare nessuno, noi siamo qua per ragionare, per dialogare con le persone e per dire che una alternativa c'è. L'alternativa è la cultura, quindi presente nei libri, l'alternativa è la politica, perché la politica cambia la vita delle persone, l'alternativa è parlarne a scuola, nelle famiglie, come dicevamo nel pre-intervista che stiamo facendo adesso, nella pre-presentazione. Quindi tutto è importante, se noi... Sì, purtroppo sì. Sono logorroico, sei un fiume in piena, ma dammi la possibilità di soddisfare alcune curiosità. Allora, la prefazione al tuo libro, Vi dichiaro uniti, è stata scritta da Marco Cappato. Certo. Come l'hai conosciuto? Brevissimamente. Beh, brevissimamente... Brevissimamente perché comunque ho frequentato per anni l'ambiente radicale, sempre parliamo di più di 20 anni fa, quindi amico di Marco Cappato, quando gli ho... Perché lui sembra un ragazzino, ma è datato. Io sono datato, perché lei non crede, io ho 45 anni. E madonna mia, lei si sente vecchia, anche questa cosa. Io non gli davo più di 30 anni quando l'ho conosciuto. Lo so. È l'animo, capito? Quindi lui, ho proposto questo libro, poi siccome avevamo tante cose in comune, le battaglie civili, i diritti che comunque venivano anche rivendicati in piazza, ha scelto ovviamente di farmi la prefazione. Allora, Marco Cappato, a proposito di normalità, Anna, Marco Cappato scrive nella prefazione del libro: con il termine normale possiamo esprimere concetti molto diversi. C'è la normalità del conformismo, dello stare al proprio posto assegnato da altri, oppure c'è la normalità della naturalezza con la quale si vive un'esperienza. Riccardo, nel propormi di introdurre il suo racconto, mi aveva espresso la speranza che nel leggere questo libro io potessi vedere quanta strada abbiamo fatto, dice Riccardo, anche in Calabria, per portare avanti la battaglia civile radicale. Allora, quanta strada è stata fatta in Calabria per portare avanti la battaglia delle persone, della, chiamiamola comunità, ma a me questa parola, per esempio anche comunità, riferita a quella LGBT, non mi piace molto. Però, diciamo, perché sembra quasi un ghetto, no? Quanta strada è stata fatta dalle varie associazioni che si sono, che si sono formate anche, si sono costituite in Calabria? Beh, strada ne è stata fatta tantissima, perché se pensiamo che nel 2000 non esistevano delle associazioni appunto della comunità LGBT, in Calabria se ne sono formate tante, alcune sono proseguite negli anni, altre ci sono ancora. Di certo queste associazioni cosa hanno fatto? Sono state di supporto per le persone che si sono rivolte loro.
alle volte, ripeto, anche solo per parlare, perché quando una persona si sente sola al mondo, perché questa è la sensazione che ha una persona, almeno che avevamo noi, avevo io, della comunità LGBT, si sentiva sola al mondo, un alieno. Io dico sempre questo. Adesso con i social è sicuramente più facile, hai la possibilità di confrontarti in maniera diretta con persone come te, anzi puoi conoscere persone che non immaginavi esistessero, perché sempre riferendosi alla questione delle parole, io attraverso la mia militanza, diciamo nell'attivismo per i diritti civili, ho conosciuto ad esempio le persone transgender. Queste persone transgender sembravano qualcosa di lontano dalla vita reale, quando in realtà capisci bene che quando una persona fa un articolo di giornale, quindi anche un giornalista, e scrive il trans, riferito invece a una persona, esatto, una persona che affronta un percorso M2F, quindi dal sesso biologico maschile a quello femminile, è una pugnalata nello stomaco. Quindi anche questo ha significato tanto, ma anche... Perché correttamente bisognerebbe dire la trans quando il passaggio dal genere maschile a quello femminile. Esattamente. Quindi queste piccole cose che noi facevamo, anche segnalandolo ai giornali quando sbagliavano magari nella locuzione, nell'utilizzo di un termine sbagliato, ha fatto sì che si facesse anche un minimo di informazione, perché noi non dobbiamo pensare che le parole o le persone nascano, come dire, ignoranti. Io penso che le persone debbano essere messe in condizione di imparare, quindi se c'è un minimo di cultura, un minimo di informazione, sia le persone che fanno parte della comunità LGBT, sia le persone che invece non ne fanno parte, comprendono che è un qualcosa che fa parte della loro vita quotidiana. Potreste avere un amico, potreste avere una cugina, una figlia, piuttosto che un conoscente sul luogo di lavoro. Quindi è normale, secondo me, cercare di porsi in maniera di dialogo, ecco, in questo, in maniera discorsiva, per dare la possibilità agli altri di essere, diciamo, strumento di cambiamento. A proposito di parole, facciamo una precisazione che secondo me è importante: differenza tra coming out e outing. E beh, questa è una differenza molto importante, perché il coming out è quando una persona consapevolmente e in piena coscienza dichiara il proprio orientamento sessuale o comunque dichiara il proprio essere, e lo fa senza, diciamo, pregiudizi, magari facendolo in famiglia. Tra l'altro adesso noi siamo proprio nel mese dell'orgoglio, si chiama Pride Month, dell'orgoglio, diciamo, gay, o comunque dell'orgoglio della comunità LGBT, quindi ci si dichiara per avere non solo una forza interiore, perché ci vuole, diciamo, molta fatica nel prendere coscienza, ma soprattutto per dire agli altri: io sono così, sono felice di esserlo, non ti tolgo nulla. L'outing invece è il contrario, lo si utilizzava soprattutto in maniera politica il termine tecnico sarebbe proprio sputtanare, perché sarebbe utilizzato proprio per danneggiare una persona che magari non lo ha ancora fatto, o per ragioni ad esempio politiche, o per ragioni di spettacolo, perché ci sono stati molti artisti che lo si sapeva nell'ambiente, però o per non danneggiare la carriera o perché avevano una famiglia. C'è molta gente che per esempio ha fatto coming out dopo, oppure ha dovuto diciamo riconoscere il proprio coming out nell'outing che veniva fatto da, che ne so, la stampa, piuttosto che da persone che erano nel loro entourage. Ecco, tu hai sottolineato una cosa importante con l'outing: c'è ancora paura, questa resistenza è dovuta anche dalla paura, che non è ingiustificata. E vi dico anche perché noi siamo al 22° posto in Europa, dietro luoghi inattesi come l'Ungheria per quanto concerne l'omofobia. In materia di tutela dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali. Secondo il rapporto omofobia.org si contano 148 denunce penalmente rilevanti nel giro di un anno, con il calo sensibile dell'età di chi denuncia. Uno su tre va tra i 10 e i 20 anni. E ricorda l'Istat che
per una persona su quattro unita civilmente, l'omosessualità causa difficoltà, stiamo parlando ancora in Italia, oggi 2022, sul lavoro, causa difficoltà sul lavoro, e due persone gay su tre non si tengono per mano in pubblico, diciamo che forse non si sono mai tenute per mano, almeno in Italia. Ecco perché è una violenza ulteriore lo sputtanamento, tra virgolette, cioè, già di per sé insomma è una violenza in sé, a qualsiasi livello, in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, a maggior ragione lo è in un contesto così delicato, perché potrebbe causare danni irreversibili. Quello che avevamo detto noi prima di iniziare la presentazione, ecco, è tutta una questione culturale a questo punto, una questione culturale che deve partire quantomeno anche dalla formazione scolastica, quello del rispetto, perché questo è solamente un rispetto verso l'altro, e quindi perché alcune volte è anche difficile il fatto di non dichiararsi, no? Anche in famiglia, e tu hai paura anche della reazione dei tuoi genitori. Quindi in questo caso, ecco, tu ti chiudi perché comunque hai paura di quello che dovresti affrontare poi dopo, potresti dare una delusione anche a tuo padre, a tua madre, quindi questo tu non lo vuoi. Allora è anche una, secondo me, ecco, una bisogna una formazione che bisogna anche fare sugli adulti, ecco, non solo sui ragazzi. Perché su questo comunque, posso aggiungere una cosa? Cioè, guarda, personalmente mi sono trovato, sia io, l'ho raccontato nel libro, poi magari dopo se voi ne parliamo, ma anche ad avere a che fare con ragazzi di 16 anni, anche nell'ultimo periodo, che mi dicessero cosa? La difficoltà nel poter dichiarare i propri genitori, perché poi come funziona? Se un genitore guarda la televisione e fa un commento omofobo nei confronti di una persona gay, una persona lesbica, la figlia o il figlio non avrà facilità nel dichiararsi. Stessa cosa vale a scuola. Purtroppo abbiamo avuto anche dei casi a scuola di insegnanti omofobi o di, ovviamente, studenti che scherzando fanno la battutina. Quindi se non c'è dalla parte dei genitori un certo sostegno di capire che comunque è sempre tuo figlio o tua figlia, e dalla parte dell'educatore che è una persona che sta crescendo, quindi ha bisogno di avere una certa protezione e sicurezza proprio da parte dell'insegnante, allora lì si fa come dire, cultura nel rispetto dell'altro, non della diversità, ripeto, dell'unicità dell'altro, perché è come dire, io sono disabile, questo ne parlavo con un caro amico, io sono disabile perché sono in condizione di non essere abile, però se mi danno ad esempio, non lo so, un computer piuttosto che un mezzo per poter non essere più disabile, la mia disabilità si toglie, quindi io sono abile tanto quanto un'altra persona, per cui noi dobbiamo abbattere queste barriere, che sono barriere culturali, non sono barriere fisiche. Poi sì, ci sono state barriere anche civili, come per esempio noi civili non avevamo una legge, adesso ce l'abbiamo, non è una legge perfetta, si deve migliorare, però se non partiamo dalla cultura, non partiamo dalle scuole, non partiamo dalla famiglia, che è la base, la cellula fondamentale insomma della nostra società, non possiamo aspirare a niente. A proposito di coming out, la prima della famiglia a saperlo è stata tua madre. Sì. Tu hai trovato il coraggio di liberarti di questo peso perché avevi avuto una delusione fortissima d'amore che ti aveva fatto stare veramente male. Ti sei sentito anche usato in quella relazione. Vabbè, sono cose che capitano a tutti comunque. Però per la rabbia hai potuto smaltire quella rabbia, quella disperazione che hai provato in quei momenti, perché tua madre ti aveva lasciato la casa libera in quanto era partita per una vacanza, quindi tu quella sera che sei tornato a casa disperato hai potuto viverti questo momento in perfetta solitudine, poi hai preso fiato, hai respirato, ti sei rilassato, ti sei calmato, e finalmente quando tua madre è rientrata a casa hai detto: mamma, ti devo dire una cosa, è una cosa molto importante, molto delicata e difficile. Tua madre si è rimasta un attimo ferma, poi tu gli hai detto: mamma, io sono gay, e lei mi ha detto: ah, vabbè, pensavo ti drogassi. Sì, esatto.
È stato più difficile invece con tuo padre. E tu scrivi: nel 2001 presi coraggio e mi dichiarai a mio papà. La reazione non fu affatto positiva, mi aspettavo di essere accolto, magari non proprio a braccia aperte, ma con un briciolo di felicità per avergli detto di Marco. Cioè, Marco è l'attuale marito di Riccardo, con cui state insieme da oltre 20 anni. Eh sì, nel 2023, sì, siamo praticamente uniti dal 2017, il 27 maggio, però siamo insieme da quasi 24 anni. 24 anni? Sì, fate i nozzi d'argento. Siamo vecchi. Della voglia di stare con lui, insomma, che ero innamorato e non stavo nella pelle, ma che ero innamorato di un uomo, contrariamente a quanto potesse immaginare. Poi vabbè, il capitolo prosegue. E ad un certo punto tu dici: sì, però è vero, mio padre ha reagito male, ma anch'io non sono stato all'altezza della situazione, perché è giusto desiderare, scrive Riccardo, e pretendere di essere compresi, ce lo meritiamo, ma dall'altra parte, inermi, con la propria storia di ordinaria delusione o soddisfazione, c'è una persona che ci ama. Dobbiamo permettere a quest'ultima di fare lo stesso percorso, a volte liscio, altre volte tortuoso, ma dobbiamo accompagnarlo insieme a noi, evitando di recidere irrimediabilmente i rapporti. Ecco, io trovo che questo sia un passaggio di una sensibilità e di un'intelligenza che raramente mi è capitato di incontrare nella mia vita, perché ad un certo punto l'amore per tuo padre ti ha fatto frenare la tua rabbia per non essere stato immediatamente compreso, e ti sei interrogato: in cosa ho sbagliato io nel comunicare a mio padre? Non gli ho dato il tempo, volevo tutto e subito. Certo. E questo è sbagliato. Lui praticamente ha capito che comunque, mettendosi nei panni del padre, cioè non era facile comunque accettare. Probabilmente il tempo poi a lui, perché comunque siete due persone intelligenti, tu e tuo papà, quindi lui all'inizio praticamente ha avuto questa reazione, no, di impatto, ma penso che sia anche giustificata. Sì, 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 ecco, però poi ha razionalizzato, quindi ha capito, e questo è il risultato poi, insomma, oggi penso che... Siccome oggi, qual è oggi? Purtroppo mio papà non c'è più, quindi però posso raccontarvi una cosa molto bella. La ragione che mi ha spinto a fare questo ragionamento è stato quale? Una cosa molto semplice. Io mi ricordo di mio papà quando mi rimboccava le coperte. Stranamente, di solito sono le mamme che fanno questa cosa, invece no, mio papà mi rimboccava le coperte. Quindi io pensavo questo dentro di me: sì, da una parte c'è la delusione, perché tu sei felice, quindi vuoi esternare la tua felicità e vuoi che tutti condividano la tua felicità. Però dall'altra, com'è stato difficile per me dirlo, dall'altra parte c'è la difficoltà per lui non di vergognarsi, perché uno pensa che si vergogna di me, no, la parte della sofferenza. Perché quello che mi diceva mio padre, me l'ha detto poi anche anni dopo, era la paura che io soffrissi, che io potessi vivere infelice, affrontare una sofferenza appunto di derisione, scherno. E quando gliel'ho detto, io stavo insieme con Marco da 2 anni, quando mio padre, diciamo, l'ha capito... E tu avevi quanti anni? Allora aspetta, se devo fare i calcoli... sì, avevo 20, sì, 24 anni, sì, più o meno 23. E lui invece ha avuto bisogno di tempo per capirlo, perché con Marco poi ovviamente la storia è andata avanti, quindi lui ha visto che questa persona che stava vicino al figlio alla fine era una persona affidabile, quindi ha scelto poi di conoscere Marco, abbiamo iniziato a parlare. Però ognuno ha bisogno dei suoi tempi, ecco perché dico magari alle persone anche che fanno coming out di non meravigliarsi se i genitori non lo capiscono, almeno non subito, bisogna avere il proprio tempo. Sì, perché come per me è una presa di coscienza, anche per lui è una presa di coscienza, o per lei, perché i genitori ti partoriscono. Perdonami Riccardo, però ci sono anche casi in cui proprio non c'è possibilità di dialogo, di incontro, e ci sono tanti ragazzi e ragazze che devono lasciare la casa, certo, sono allontanati, sono considerati non più parte della quella famiglia. Quindi bisogna, ecco perché forse sono importanti, in questo senso devono intervenire le associazioni, ecco, per ricreare, per dare ospitalità e una sorta di protezione, ecco, sì, nei confronti di questi ragazzi che a volte sono giovanissimi e non sanno dove andare. Infatti, si ritrovano immediatamente soli.
Ma infatti ho avuto purtroppo conoscenza anche di ragazzi che a 16 anni sono stati cacciati di casa, oppure perché appunto volevano affrontare il percorso della transizione e non potevano per ragioni economiche, e poi ci sono le associazioni che invece li sostengono. Io dico questo, dico che come il coming out è una cosa personale e quindi nessuno può spingerti a fare coming out, lo stesso vale per dichiararlo a un genitore piuttosto che a un amico. Poi funziona così. Le famiglie alla fine non sono fatte di sangue. Io penso che, come dice... Forse bisognerebbe ci fosse un sistema per incontrare le famiglie, per dialogare... No, ma c'è. Allora, c'è per esempio Famiglia Arcobaleno, ma anche la GEDO, che è l'associazione proprio nazionale che si occupa proprio di famiglie che hanno ragazzi omosessuali. Quindi comunque la GEDO da anni fa proprio questo, fa una sorta di mediazione familiare nei confronti dei genitori. Quindi comunque tu genitore che magari ancora non riesci ad accettare tuo figlio, parli con altri genitori che invece hanno fatto il tuo stesso percorso e hai la possibilità di farlo. Poi, come dici tu, se ci sono persone che non ti accettano, perché ci sono delle famiglie che alla fine rimangono sulle proprie posizioni, io dico che le famiglie si formano anche al di fuori della famiglia stessa, quindi come marito e moglie si sposano e formano un'altra famiglia, quindi anche due uomini, due donne, vale lo stesso per i genitori. Non è detto che magari una persona, quindi madre o padre, accetteranno il tuo essere. Un po' come succedeva una volta quando si sposava una persona di colore, identica cosa, o addirittura una persona del sud, perché anche le persone del sud erano discriminate. Pensiamo a una persona del nord che sposava una persona del sud, diceva: ma come ti sei sposato una persona del sud? Quindi io penso che alla fine bisogna dare del tempo. Poi, se questo tempo serve a maturare e a comprendere che quello che hai davanti è sempre tuo figlio e non è cambiato di una virgola, anzi è stato onesto nei tuoi confronti perché ti ha detto: io sono così, papà o mamma, se mi ami continui ad amarmi. Perché non è che dal momento che io ti ho detto papà sono gay è cambiato l'amore o sono cambiato io. Certo. Quindi bisogna avere pazienza, sperare che comunque le persone si ravvedano e quindi comprendano che di fronte hai un figlio. Se ciò avviene siamo tutti contenti, se ciò non avviene il mondo è grande e ci sono persone che hanno avuto genitori che non sono, ripeto, genitori di sangue, ma sono genitori che si sono fatti avanti perché hanno dato in quel senso amore. Parliamo del Pride, il tuo primo Pride, e perché è così importante il Pride, che è visto sempre come un po' più folklore che non altro, perché in questo faccio un mea culpa, riferito alla mia categoria di giornalisti, che andiamo con le telecamere a puntare soltanto la cosa che più colorata possibile, senza invece andare a riprendere e a sintetizzare, no? Nei nostri servizi giornalistici la vera ratio, il vero motivo per cui si fanno i Pride. Qual è stato il tuo primo Pride? Quando? Dove? E perché è importante il Pride? E poi volevo capire, in Calabria, sì. Io ho partecipato ad un solo Pride a Reggio Calabria qualche anno fa, a Catanzaro non si è mai fatto, per esempio, nella città capoluogo. Perché? Allora, il mio primo Pride è stato proprio il World Gay Pride nel 2000. Proprio nello stesso periodo del giubileo, quindi immaginati le polemiche che ci sono state, che ci furono all'epoca. Mi ricordo che Anno Zero fece una trasmissione bellissima. Perché sono importanti i Pride? Beh, i Pride sono importanti perché ricordano i moti di Stonewall, che nel Pride Month, ovvero nel mese del Pride che è giugno, nella notte tra il 27 e il 28 giugno di ormai 40 anni fa, ci fu la solita irruzione della polizia nello Stonewall, che era un locale frequentato da... un bellissimo film. Sì, molto bello, molto bello. Fece irruzione perché all'epoca non si ci poteva vestire con indumenti, per esempio, che non facessero capo al genere. Quindi, ad esempio, se un uomo aveva un rossetto o una parrucca, o una donna si vestiva con abiti maschili, veniva presa e arrestata. Quella sera picchiati assolutamente. Quella sera cosa successe? Successe che ci fu una rivolta, la famosa rivolta di Stonewall. È da lì che nascono i Pride, dal fatto di ribellarsi allo stereotipo che ci vuole tutti uguali, che ci vuole non normali. Quindi noi, quando ogni anno a giugno rivendichiamo il fatto di esistere, lo facciamo in ricordo di quelle persone che si sono battute per noi, un po' come la festa della Repubblica, un po' come
la festa l'8 marzo come realmente dovrebbe essere vissuto, l'8 marzo inteso come tragedia. Quindi noi quando si va a un Pride si va per ricordare quelle persone che hanno rivendicato i nostri diritti, perché i diritti, come dicevi tu prima, non sono acquisiti, i diritti si devono rivendicare continuamente, e perché poi una persona che va al Pride, come è successo a me la prima volta, ha la libertà di camminare mano nella mano per un giorno all'anno, ad esempio, con la persona che ama. Tu e tuo marito però lo fate questo, a prescindere dal... Sì, ma io parlo però dei ragazzi magari di 17 anni, oppure le persone che magari non riescono a vivere serenamente, esatto, la propria, diciamo, condizione di, come dire, notato la sessualità, la propria natura, ecco, non riescono, ma in quella determinata giornata riescono a farlo, si sentono liberi perché hanno vicino persone come loro, hanno persone non soltanto della comunità LGBT, perché quello che dicevi tu, che capita spessissimo sui giornali, è di fare la ripresa magari del, come è successo di recente, la polemica su, non lo so, su un nudo, su qualcosa che magari può essere blasfemo. Un'immagine un po' forte. Sì, però nessuno, ad esempio, riprende, non so, la carovana di Famiglia Arcobaleno con i bambini, piuttosto che le associazioni di polis aperte che sarebbero le persone gay delle forze dell'ordine, o che ne so, quelli di Alidaquila, che sono praticamente i cristiani omosessuali. Ci sono tante di quelle associazioni LGBT che sono, diciamo, così tranquille, che lo fanno solo per sfilare. Poi certo ci sono i carri dove si manifesta con la musica, si manifesta con i colori, quest'onda di arcobaleno che attraversa le città. Io penso che i più belli ovviamente siano quelli nelle grandi città, tipo Roma, Milano, sono stato anche a Lugano, a Reggio Calabria, come hai detto tu, ci fu il Pride a Cosenza che fu meraviglioso. A Catanzaro perché non c'è? Perché ovviamente ci vuole un comitato che si costituisca e che decida di farlo. Il comitato poi tra l'altro lavora mesi, se non addirittura un intero anno, perché possa essere... Perché non c'è un comitato? Ma perché le associazioni devono organizzarsi, un po' come quando si decide di fare un evento, magari chi lo vuole fare in un modo, chi lo vuole fare in un altro, poi magari vorrebbero il patrocinio del comune, quindi si cerca di fare sempre in un comune che sia, come dire, vicino alla comunità LGBT. Purtroppo a Catanzaro ancora non c'è, magari un domani ci sarà. Quindi io sono speranzoso che magari qualcuno decida un giorno di fare anche un Pride a Catanzaro. D'altro canto è una manifestazione molto bella, ripeto, di apertura. L'ho vista a Reggio, dopo che ho partecipato. Però alcune volte, perdonami, sì. Giusto parlando di Pride, alcune volte si tende un po' forse ad esagerare, ad enfatizzare, ecco, la vostra situazione. Questo potrebbe anche cadere in una situazione di disprezzo, nel senso che va benissimo che tu sfili, fai quello che vuoi ed è una cosa bella, però alcune volte forse l'esagerazione, proprio forse l'esasperazione del personaggio, forse crea qualche... Allora guarda, di solito queste manifestazioni sono proprio manifestazioni di rottura, quindi ci sta ovviamente chi vuole fare dialogo e quindi manifesta in maniera pubblica e tranquilla. Poi, come in tutte le manifestazioni, ad esempio io penso ad esempio al primo maggio, piuttosto che a delle manifestazioni anche più importanti, c'è sempre chi magari decide di degenerare, o comunque più che altro accentuare magari dei lati che per lui sono importanti. Faccio un esempio per tutti: spesso e volentieri, specie nel World Gay Pride, si disse che non era consono fare il World Gay Pride nello stesso periodo del Giubileo. Però siccome non tutti sono cattolici e non tutti sono, diciamo, credenti, allora nel rispetto anche del non essere credente non c'è nulla di male. Io magari sono contro, fare come il vilipendio alla bandiera, dei pupazzi, dei cartelli contro magari il Vaticano. Io sono più per delle scritte magari ironiche, ma non magari creare, non so, dei fantocci che possono rappresentare questo o quello. Quello non è dialogo. Io sono per il dialogo, a me piace il dialogo. Certo, bisogna dare delle risposte, e molte volte le risposte vengono in maniera forte, da cose che fanno riflettere in maniera anche violenta. Non ci dovrebbero essere, però in mezzo a tutto quello non bisogna fossilizzarsi purtroppo e concentrarsi solo su quello, perché ripeto, se manifestano, che ne so, 100.000 persone e tutti vedono un solo cartello,
lì vuol dire che è però come tu è come la stessa cosa, fai 10 cose buone, ne fai una cattiva, so. Vieni puntata per quella cattiva, purtroppo sì, soprattutto purtroppo per la categoria che comunque già vista in un determinato modo, quindi tu automaticamente basta quella cosa che comunque sfora e allora vieni puntata proprio su quello, capito? Sì, sì, lo so, ma siccome, ripeto, quando uno manifesta non è che si organizza, cioè non è che io conosco tutte le 100.000 persone, io magari vado a manifestare con il mio cartello arcobaleno dove dico vogliamo i diritti, vogliamo il matrimonio egualitario, e poi c'è qualcun altro che invece scrive qualcosa di offensivo nei confronti, non so, del Vaticano, del politico di turno, io lì purtroppo non posso farci niente, e quello fa parte del gioco, un po' come, ripeto, si fa una manifestazione, ipotesi, del primo maggio della CGIL e poi magari ci sono dei cartelli offensivi contro magari la destra, cioè purtroppo capita, come è capitato, diciamo, nell'arco degli anni nel tenore politico di dover, non so, sottolineare che, non so, quello ha fatto la battuta, quell'altro. Io penso che alla fine ci vuole un po' di democrazia anche nel dialogo. Io cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi di cercare di trovare dialogo anche in situazioni che purtroppo alle volte sono estreme. Però, come dire, dobbiamo accontentarci di quello che passa un po' la televisione e poi c'è la giornalista Quaterri che ci saprà sicuramente dire come uscirne. No, io avevo fatto cenno prima alle parole, no? Ma ci sono anche le frasi. Io ho molti amici gay, ma puntini sospensivi. Che vuol dire sta frase? Io ho molti amici gay, ma... Sì, bella questa, sì. Effettivamente te lo senti dire sempre. Allora, il ma presuppone che, soprattutto quando si parlava di matrimonio, diceva, sai, io ho tanti amici gay, ma ce ne sono tanti che non si vogliono sposare. E beh, ho capito, è come prendere la patente della macchina. Io ho tanti amici che non guidano, però se io voglio prendere la patente ti tolgo qualche cosa. Però è una premessa per dire, sai, io conosco tante persone come te e poi magari non sono nemmeno come definirti, perché dico, quindi già se, visto come te, no? Sì, sì, guarda, è successo tante volte, cioè, tutte le persone, io, ma perché comunque la cosa non è naturale, no, brava, allora, come te, quindi tutto costruito, io quindi come? Con i capelli ricci, sì, con il naso brutto, e quindi io cerco anche di metterli a disagio poi, perché mi diverto un po', anche perché loro, sì, no, mi devo divertire, che giustamente passo adesso dall'altra parte e quindi nulla, sì, quando ti dicono così, sai, io ho tanti amici gay, sì, c'ho pure io tanti amici stupidi, che ci possiamo fare, però dai, ci vuole ironia, tu tanti amici stupidi, ma li frequento lo stesso, io penso che comunque tu adesso sei arrivato ad una tua condizione interiore proprio di libertà zen. Sì, esatto, sì, beh, ma, guarda, la cosa bella è questa, cioè con gli anni, ma anche frequentando persone, poi conta poco, anche, non dico il dichiararsi o il definirsi, io per esempio, questo lo dico, io non ho bisogno della G di gay per definirmi gay, io infatti più delle volte, soprattutto adesso, non ho bisogno di fare coming out, perché se per esempio una persona mi chiede e mi dice, ah, ma sei sposato? Ho detto sì, ma da quanto tempo? Ah, guarda, ci siamo uniti con Marco il 17, il 27, e quindi capisci, lui capisce che ho un compagno. Oppure per esempio la cosa che mi succedeva spesso, mi facevano così, ah, sei sposato? Ho detto sì, ma volete avere dei figli, ma perché siete giovane, dovreste avere dei figli, no, guarda, non ne sono venuti per il momento e non penso che ne verranno, ma quello è un altro discorso. Cioè io cerco anche di rispondere in maniera ironica, perché comunque l'autorinia è molto importante, perché ti permette di superare. A proposito di figli, ecco qua c'è la domanda di riserva. No, perché tu l'altra sera mi hai detto, parlando, sì, abbiamo parlato un po' dei figli e mi hai detto che non ti dispiacerebbe adottarne qualcuno. Allora, adesso non più, però quando ero giovane, posso dirlo, perché paragonato a lei, mi dice sempre, abbiamo parlato l'altro giorno, no, guarda, quando ero più giovane, magari, sai, quando avevo 25... Ma tuo marito è più grande di te? Sì, ci passiamo 7 anni, sì. È più grande di sì, te? È più grande, sì, è più grande, però anche con lui la differenza si nota poco ormai, sai. No, diciamo per l'adozione. Ma guarda, io infatti avrei voluto adottare, cioè perché era la pratica che mi...
mi piaceva di più, ma mi piace in generale. Io quando per esempio conosco amici che non riescono ad avere dei figli, soprattutto delle donne, io consiglio sempre l'adozione, perché secondo me è la cosa più bella. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita, però l'adozione secondo me è un gesto d'amore, di altruismo. Io poi ho frequentato per alcuni anni un centro a Ponte Grande dove c'erano dei ragazzi down. Quindi se avessi dovuto adottare, avrei adottato un ragazzo down, perché ho visto tanto di quell'amore, tanto di quella gioia, allegria, che mi rispecchiano molto. Quindi se l'avessi dovuto fare, avrei sicuramente adottato. Scusami, e invece tu dicevi, vabbè, adesso andiamo un po' l'età, insomma, ti pone il problema, no, di avere un figlio ad un'età in cui magari potresti non seguirlo nel modo in cui un bambino dovrebbe essere seguito, anche se secondo me non sarebbe un problema. Più che altro è una questione di tempo, perché sono troppo impegnato, non è egoismo. Più che altro, almeno per quel che riguarda me e Marco, è una questione di tempo, perché Marco fa un lavoro per cui ad esempio adesso è fuori e ritorna. Marco è un editore. Sì, Marco è un editore, però fa anche lavora presso un'assicurazione, quindi è fuori, alle volte può capitare come oggi, che è fuori dal mercoledì fino al sabato. Io anche sono in giro, quindi un figlio ha bisogno di tempo, ha bisogno di presenza soprattutto, non tanto di soldi, ma di presenza. Quindi se io non posso dare la presenza a mio figlio, allora sarebbe secondo me un atto di egoismo. Quindi se vuoi essere genitore, devi dedicare tempo a tuo figlio, che è la cosa fondamentale. Io me ne vado perché ho sempre lavorato, quindi i miei figli sono stati sempre veramente quasi abbandonati. Beata te, però dico io, cioè, per quel che riguarda me, che sono girovago, ecco, io l'avrei voluto, non posso dire lo vorrei, perché magari lo potrei anche avere. Certe volte però, perdonami se ti interrompo, non è tanto la quantità di tempo che stai con tuo figlio quanto la qualità. Quello sicuramente. Sì, però questa domanda me l'hanno fatta in tanti, tutti beh, come se volessero dirmi diventa padre, adotta, eccetera, eccetera. Al momento no, però a questo punto chi può dirlo? Diciamo che siccome sono giovane, ho 30 anni, ho 45, beh, comunque chi può dirlo? Non si sa. Parliamo di una Mini Cooper rossa. Vabbè, il parcheggio dall'Ades. Sì. È una Mini Cooper rossa, perché è così importante per te questa cosa? Cosa ti ricorda? E ti posso fare una domanda? Ecco, ma così no, tutte le domande che vuoi. Siccome ho letto quel capitolo sulla Mini Cooper rossa, io al posto di Marco mi sarei un po' arrabbiato, però devo dire la verità. Allora, è geloso. Allora faccio una premessa: quando io ho scritto questo libro e l'ho consegnato a Marco, ovviamente c'erano scritte delle cose che Marco non sapeva, cioè il 90%. Quindi lui ha scoperto, non so, i miei primi amori, tante cose. Ma scusa, ma parliamo di comunque, lui non esisteva Marco, nel senso che comunque non c'era, parliamo di un amore, come dire, estivo, quindi era il mio primo, è diciamo, ancora per tempo. Allora, questo ragazzo che conobbi un'estate, sempre lì a Nocera, mi lasciò, diciamo, nel cuore, a parte la passione per la Mini Cooper e quindi per le macchine. Però vabbè, fu la persona che mi fece scoprire quello che sentivo, perché una cosa è vivere delle esperienze, un'altra cosa invece è sentire con il cuore quello che ti appartiene. Quindi questo ragazzo, con dei piccoli gesti, mi fece prendere la prima cotta. E quando poi lui partì per ritornare a casa... Che vi eravate riconosciuti? Sì, vabbè, ma poi è facile, diciamo, secondo me, riconoscersi, ma soprattutto in un determinato ambito è stato bello. Lui mi volle spedire un dono, un pensiero per ricordarmi, e mi regalò il suo modellino di Mini Cooper, dicendomi che poi un giorno avremmo fatto un giro e avremmo viaggiato per l'Italia, insomma, con questa Mini Cooper. Poi purtroppo questa cosa ovviamente non avvenne, perché poi passarono gli anni, lui non venne più al mare lì. Ma io la Mini Cooper l'ho comprata, rossa come volevo io e come insomma voleva lui, e quindi comunque mi porto dietro questo ricordo bello della mia infanzia, posso dire, dove comunque mi ha lasciato quel sapore di speranza, sai, sono quelle storie d'amore che nascono da ragazzini e che tu ricordi con nostalgia e dolcezza. E quel modellino che io ho ancora, infatti coincidenza lo riguardo ogni tanto perché è sulla mensolina, lo riguardo e dico
ma poi il nome ovviamente non è quello che è scritto sul libro perché ho dovuto anonimizzare, ma dico il vero nome di questa persona dentro di me e dico chissà che, dove sei in questo momento, che fine hai fatto, è un po' di curiosità, cioè. E poi è arrivato Marco, l'incontro con Marco che è stato quasi sotto le stelle. La cosa bella di questo incontro è che per la prima volta tu hai baciato una persona, hai incontrato l'amore attraverso il bacio. Sì. È stato il primo bacio della tua vita ed è stato per l'amore della tua vita. Cosa ti ha fatto capire che Marco sarebbe stato veramente la persona che ti avrebbe accompagnato per così tanto tempo, se l'hai capito subito? Allora, innanzitutto io diciamo che il primo bacio che ho dato a un uomo, perché ho avuto varie ragazze, quindi comunque il bacio l'avevo dato, diciamo, ad altre ragazze, però volevo, siccome purtroppo quello che avevo vissuto in passato erano delle storie soltanto fugaci, volevo dare il bacio alla persona che avrei amato, sì. Cosa me l'ha fatto capire? Me l'ha fatto capire semplicemente che le cose non accadono per caso. Perché ci siamo incontrati apparentemente casualmente in chat, perché all'epoca c'era soltanto questo mezzo per comunicare, non c'erano i social. E quando ci siamo visti la prima volta alla stazione di Nicastro, io mi sono sentito folgorato. Ma Marco è calabrese? Sì, Marco è calabrese, della provincia di Cosenza, Fuscalpo. Dallo sguardo, perché poi sai, a me fanno innamorare gli sguardi delle persone, io guardo gli occhi, le mani, però sai, lo sguardo ti fa innamorare, e quando l'ho guardato ho detto possibile, è lui. E poi quella sera, è stata la sera precedente, poi il giorno dopo ho detto no, adesso lo porto sulla spiaggia, gli voglio fare vedere il mio mare, perché comunque io sono innamorato del mare, anche se lui ama la montagna, però l'ho portato al mare, e c'è lo stellato, c'era la luna, l'ho fermato, ci siamo fermati e lì non c'era nemmeno bisogno di parlare. E poi è quando, dopo che dai il bacio, dici ma sei vero? È vero che sta capitando a me questa cosa? Un po' la cosa che capita penso a tutti quelli che incontrano l'amore. E succede perché bisogna crederci fino all'ultimo. E non smettere mai di sperare che avvenga, perché secondo me l'amore esiste. Magari ci mette del tempo, però arriva sempre. E lo sai riconoscere perché ti riconosce. Quindi noi ci siamo riconosciuti. Ed è andata così. E poi avete deciso di sposarvi. Parliamo un po' di questo matrimonio. Allora. Entrato nei dettagli. Allora. Faccio una piccola parentesi, la chiudo, se no qua poi... Io sono logorroico, però tu dicevi che... No, io mi piace ascoltare, ascoltando con... Piccola premessa, noi siamo stati... Il primo anno che ci siamo messi insieme, quindi il 99-2000, volevamo comunque scambiarci un segno. Quindi noi facemmo una specie di piccolo matrimonio a un anno. E la cosa carina è quando racconto... A un anno da che stavamo insieme. La cosa che io racconto sono sempre quando siamo andati a chiedere le fedi. Perché quando andammo a Cosenza a chiedere le fedi, giustamente mi ha detto, in uno ci dobbiamo scrivere Marco. L'altro fa, il commesso fa, e nell'altro cosa ci dobbiamo scrivere? Ha detto, l'altro ci devi scrivere Riccardo. Non ha fatto una piega. Per noi ci sembrava di aver raggiunto chissà che cosa, perché comunque sai, stiamo parlando del 2000. E lì ci siamo già sentiti una coppia sposata. Poi ovviamente convivendo, le unioni civili sono state approvate nel 2016, tu ti aspetti che la persona si inginocchi come si usa nei film, dici mi vuoi sposare? No, è successo in macchina perché noi ci seguivamo la trafila delle interrogazioni parlamentari nel 2016, quando le hanno approvate abbiamo esultato, qualche giorno dopo ci siamo detti, colpiamo in macchina, e noi quando lo facciamo? Questa è stata la grande richiesta molto romantica, cioè dopo il romanticismo del primo giorno poi... E quindi ci siamo detti, quando lo facciamo? E allora facciamo così, siccome dobbiamo dirla ai nostri genitori, dobbiamo andare agli inviti, io poi tu devi prenderti i permessi per il lavoro, io pure, insomma ci siamo organizzati in maniera molto strategica, io mi occupavo magari, non lo so, del viaggio di nozze, del fotografo, dei fiori, lui si occupava invece della parte burocratica. E poi il 27 maggio del 2017, come scritto nel libro, abbiamo avuto il nostro grosso matrimonio calabrese, bellissimo perché 200 invitati
che ha sposato poi Fernanda Gigliotti, che ci aveva promesso, che era sindaco di Nocera Terinese. Esatto, ma prima che diventasse sindaco di Nocera Terinese ci ha detto: se divento sindaco vi sposo. Poi si è passata la legge e allora ha detto: devi mantenere la promessa, e quindi ci ha sposato. Poi è stata bella perché sai, noi siamo calabresi. Sì, ma guarda, è bello soprattutto il contesto delle Clarisse, perché noi siamo stati al palazzo delle Clarisse, poi siccome sai, gli invitati erano messi in vari posti, perché... Scusa, ad Amantea? Ci siamo uniti civilmente a Nocera perché noi eravamo residenti a Nocera, però ci siamo poi, abbiamo fatto il ricevimento ad Amantea. E la cosa bella era che comunque noi abbiamo fatto, sai, una cerimonia tipica calabrese, c'era la tarantella, quindi c'erano i suonatori, c'erano addirittura i fuochisti che facevano le cose, i giocolieri, insomma è stato secondo me il classico matrimonio calabrese. Ecco perché dico, noi siamo una coppia molto monotona. Non vi chiedo il menù perché io sono vegetariana, quindi... Vegetariana? Oh mio Dio, c'era anche il sushi. Allora, come possiamo definire questo libro di Riccardo? Allora, io l'ho letto, veramente l'ho letto con una facilità e una piacevolezza, sia per la scrittura molto immediata, molto semplice, la forma diaristica, ma soprattutto perché questo libro è un racconto di quotidianità, un racconto di fatto con molta naturalezza, che è quello che serve. Quindi accanto ai Pride, accanto alle manifestazioni importanti che comunque servono, sono necessarie, è importante anche regalare questi attimi di quotidianità per far capire come ciò che noi abbiamo considerato da sempre, definito come diverso, in realtà è semplicemente vario, perché esiste non la diversità, esiste la varietà nella nostra vita, che non è sempre a colori, perché esistono i chiaroscuri, esiste il bianco e il nero, esiste il grigio, esistono le zone d'ombra. Proprio per questo è un inno alla varietà e alla naturalezza invece che alla, che della normalità. Io ti ringrazio Riccardo, veramente per avermi fatto questo bel regalo con questa bella dedica. Reciproco il ringraziamento, perché allora il ringraziamento, ripeto, è reciproco a entrambe, perché comunque era alla fine che abbiamo fatto una chiacchierata. Io volevo soltanto aggiungere una cosa. Io avevo solo un timore, quello di cadere nel populismo, quello di scadere proprio in quelle frasi un po' così melenze, anche quel pietismo proprio d'accatto che non mi appartiene. Invece ti ringrazio perché mi hai educata, diciamo, all'uso corretto delle parole, e qui c'è un capitolo dedicato. Lo vuoi leggere proprio in chiusura? Vuoi leggere un po' di parole da non dire? Mm. Ok, allora lo facciamo leggere ad Annalita. No, dai, ma perché? Ma c'è lui. Vabbè, guarda, possiamo tranquillamente farlo. Aspetta un attimo che... Questa è una lezione che ci fa adesso. Una lezione? Sì. Ma io non faccio lezioni, io... Le mie sono... Allora, ecco, ok. Allora, beh, il capitolo si chiama Frasario omofobo di riferimento. Ha fatto anche dell'autoironia sul libro, eh? Eh beh, chiaro, perché... Ma sì, ma allora, io ripeto, noi dobbiamo prendere le cose con ironia, almeno nella vita in generale, non perché fai parte della community LGBT. Quando si sì, ma dai, io penso che quando uno risponde a tono, riesce a smontare le persone anche quando ti offendono, quindi li lasci un po' così. Per esempio, la cosa che ti domandano spesso è: chi fa l'uomo e chi fa la donna? E io dico sempre così. Questa domanda apparentemente innocente nasconde molte cose dietro di sé. Le gabbie dei generi, per esempio. Frutto più banale del sessismo, che pretende che alcuni comportamenti tipici del maschio e di altri tipi delle femmine. Ma adesso posso pure evitare di leggere, perché ti racconto una cosa che mi è successa l'altro giorno. Vado in cartoleria. Non da me. Non da te. Assolutamente. Questa cartoleria vende anche giocattoli. Ok. E vedo un gioco di pulizia, ho fatto la foto, ce l'ho, non ve la posso far vedere, però ce l'ho. E si vede una bambina che pulisce, cioè il tipico gioco, una bambina cosa può aspirare? A pulire, quindi il tipico a gioco, cucinare, pulire, ma c'è adesso sai. Andiamo nella favola di Cenerentola. Sì, esatto. Potrebbe aprire un capitolo. Esatto. E lì per esempio c'è questo, diciamo, stereotipo che comunque sai, chi fa l'uomo, chi fa la donna, ma non esiste. Cioè, è come dire che in una coppia eterosessuale chi è che cucina in casa? Cioè, da noi per esempio cucina chi arriva prima, fa la spesa chi la deve fare.
penso che sia una cosa normale. Nelle famiglie normali dovrebbe essere così anche comunque. Sì, certo. Non è che... No, ma la donna deve stare a casa. Oh. Ragazzi, non deve lavorare perché sennò ruba il lavoro agli uomini, questo l'ho già sentito da qualche parte. Deve fare tanta prole perché comunque dobbiamo ripopolare questa nazione, anche se siamo 8 miliardi di persone e siamo sovrappopolati. Comunque, frasi ce ne sarebbero tante, cioè, ad esempio, come sei diventato gay? Tu come sei diventato etero? Dovrebbe dire, eccetera, eccetera. Allora, è una scelta, eh sì, perché pure tu, insomma, hai scelto di essere eterosessuale, cioè si sceglie. Poi vabbè, ti dicono non è naturale, e io dico, ah, noi facciamo parte della natura tanto quanto te, quindi non penso che ci sia il rischio di non essere naturale. Sono simpaticissime tutte comunque. Sì, ma ce ne sono alcune che ovviamente, vabbè, non posso nemmeno leggere perché non voglio spoilerare. Poi, per esempio, vedi questa cosa qua, tu per esempio mi hai detto che sono sensibile, ok, sì. Che scrivi lì. Ma oggi guarda. Ci sono, allora, perché ti dicono qua, i gay sono sensibili, ma quando mai? Perché ci sono dei gay stronzi, lo diciamo anche io in certi momenti, proprio guarda. Uno è stronzo perché comunque in quel momento ti comporti da stronzo. Cioè, questa è bellissima perché pure i gay sono tutti stilisti, parrucchieri ed estetisti. Ma quando mai pure questa? Cioè, ma sei un dipendente delle poste. Ma ci sono gay nelle forze dell'ordine, ci sono gay pasticceri, ci sono gay che dirigono il traffico, insegnanti. Cioè non esiste uno stereotipo del gay, però una volta giustamente passava che lo stilista era gay, cioè... E meno male che adesso insomma ci sono i libri come questo di Riccardo, ci sono anche le pagine su Instagram dove ci sono famiglie arcobaleno che fanno le influencer per l'occasione, no? Proprio per con i loro bambini, ci sono le mamme, ci sono i papà con i loro figli, raccontano la loro quotidianità anche su Instagram. Io li seguo, non sono solo simpatici, fanno riflettere attraverso l'ironia, attraverso la simpatia e il divertimento. Forse è il modo migliore per arrivare. È proprio questo. Sì, anche i libri servono, anche se si legge poco purtroppo, però anche i libri come questo possono aiutare. E anche gli incontri come questi, perché comunque questi incontri servono appunto proprio per sensibilizzare chi ci ascolta, per formare chi ancora non è formato e per comunque dare una mano d'aiuto a chi non trova la forza per esternare. Quindi diciamo che questi incontri servono appunto solamente per questo motivo. Io ho scoperto una cosa quando sono venuto qua in libreria e mi piacerebbe farlo. Dice, lascia un libro e prendi un libro. Lascia un libro e prendi un libro. E io posso lasciare, vi dichiaro uniti. Ma certo, però... devi prenderne un altro. Nel frattempo lo lascio. La cultura è anche lo scambio. Ok, allora io nel frattempo voglio lasciare Vi dichiaro uniti qua, magari qualcuno poi se lo prenderà, mi piacerebbe questo. Certo. Cioè, e quindi vorrei... Allora, diciamolo che chi volesse acquistare il libro di Riccardo lo può trovare qui da Narita Balaia, e ne lascia qualche copia, quindi è disponibile. Io ve lo consiglio perché è, oltre che essere, come dire, educativo, è divertente, molto divertente. E io... poi parla d'amore e diciamo che comunque... Senza essere sdolcinato. No, assolutamente no, però l'amore secondo me abbatte tutte le barriere, quindi questo sì. Io penso che avete avuto la chiave di lettura giusta, cioè l'amore ma anche l'ironia, penso che sia tutto utile. Che poi è quello che è successo stasera qua, poi abbiamo racchiuso tutto stasera, cioè abbiamo parlato un po'. Ma potremmo continuare in eternità. Sì, ma penso che i nostri amici web ascoltatori si saranno un po' annoiati, ma a quest'ora magari vanno anche a cenare, quindi non so, i saluti li fai tu perché questa... No, i saluti li facciamo fare alla padrona di casa. Alla padrona di casa. Ci ha ospitato così carinamente, ti ringrazio tanto Annalita, veramente per questa tua ospitalità, ringrazio anche le persone che sono qui presenti, ci hanno seguito, ringrazio voi che ci avete seguito poi andremo a leggerci i commenti, perché da questa distanza non riusciamo a farlo, grazie davvero Annalita. Grazie a voi, grazie a te Terry per la tua immensa professionalità e il tuo garbo che ti contraddistingue sempre, quindi è un piacere avere sempre a che fare con te, quindi spero di avere l'opportunità di lavorare ancora in altre occasioni. E poi grazie a te Riccardo, grazie perché comunque mi hai consentito di conoscerti, quindi è un piacere e spero di incontrarti più spesso e perché no, andiamo a fare una formazione anche nelle scuole, che mi piace affrontare questo problema con i ragazzi. Io ci sto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.